ciao a tutti ragazzi, ben trovati sul mio canale. Come dico sempre, se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale, se vi piace questo video mettete un like e se volete le novità selezionate la campanella. Detto questo, andiamo subito al contenuto del video. Oggi volevo portarvi a conoscenza di un piccolo accessorio, piccolo non tanto, ma di un accessorio molto comodo che avevo visto su qualche camper girando un pochino per l'Italia. Questo accessorio ho visto che è molto utilizzato nell'Europa del Nord, non è altro che una mensola accessoria da installare all'esterno del nostro camper. Questo si installa semplicemente con dell'adesivo e dei rivetti opzionali, che va praticamente ad essere utilizzato come tavolo rapido, quindi è praticamente, come potete vedere, un ingombro di 80x50 più o meno. Potete vedere lo spessore è veramente ridotto, e questo in particolare è stato preso da AliExpress. Vedrò se trovo su Amazon un prodotto che sia simile e con un prezzo decente, perché questi prodotti qua sono poco utilizzati, il prezzo è un pochino, diciamo, altino su Amazon. Si trova qualcosa su AliExpress, potete anche cercarlo da voi, ma AliExpress è molto variabile, quindi c'è il rischio che ordinate una cosa e ve ne arriva un'altra. Vi lascerò il link in descrizione con un prodotto che dovrebbe essere simile a questo, in modo che non andate tanto a cercare con il prezzo più basso che trovo, poi potete normalmente andarvelo a cercare da solo. Ora spieghiamo di che cosa si tratta. Questa mensola va praticamente attaccata normalmente sotto la cucina, quindi nella parte comoda dove rimane all'apertura della finestra della cucina. Direttamente dall'interno si possono appoggiare, diciamo, le bevande, o si può appoggiare qualsiasi cosa sia utilizzabile dopo dall'esterno. Di che cosa parliamo? Parliamo di una mensola con 80-50 più o meno, quindi vanno premuti questi due pulsanti, premendoli contemporaneamente questa si apre, si crea una sorta di tavolino, una sorta di tavolo, è agganciato con i gancetti che sono tipici anche dei tavoli da picnic dei nostri camper. La mensola è molto robusta, la danno dai 30 ai 40 kg. Ovviamente è tutto in funzione del tipo di ancoraggio che noi facciamo della cornice, perché se questa cornice ci mettiamo solo il sigillante, secondo me regge uguale, però ovviamente a quel punto non possiamo andare a caricare troppo. Mentre se noi mettiamo anche sigillante e alcuni rivetti, non tutti, ma magari anche 3, 1 e 1 laterali, allora diventa veramente robusta e la possiamo utilizzare come un tavolo. A livello tecnico si monta in 10 minuti d'orologio, quindi non necessita di nulla. Però una cosa importante carina che questo modello ha, non so se si vede dalla telecamera, qua sotto ha una striscia LED con un interruttore, quindi ha anche una luce propria che va collegata semplicemente con una 12 volts fissa. In questo caso vi faccio vedere che c'è anche una pannellatura che poi andrà a coprire fuori, quindi una volta fatto il fissaggio questa praticamente va in questa posizione qua e ci va a coprire praticamente tutto ciò che si vede esteticamente. Quindi a questo punto non faremo altro che mettere due gocce proprio di sigillante qui per non farlo muovere, perché tende un pochino a muoversi. Una volta installato tutto il pannello, praticamente vedremo che avremo la possibilità di utilizzarlo anche per cucinare all'esterno. Io nel mio caso ho messo delle prese di corrente, poi le vedremo dopo nel proseguimento del video, nel post installazione, dove praticamente vado a cucinare direttamente su questa mensola ricavata rapidamente. A questo punto noteremo che l'ingombro è veramente niente, si apre con un attimo, quindi vado ad aprire, sgancio e ho il mio tavolino. Una volta che ho bevuto, ho mangiato, ho cucinato, ho fatto, non faccio altro che tirare su e chiudere.
Ora, detto questo, andiamo a vedere come l'ho installato sul mio camper. Questa è sostanzialmente una mensola che va applicata solamente a parete, ha una profondità di circa 3-4 cm. Quindi ingombro laterale è lo stesso ingombro che potete avere un pochino di più della, diciamo, della chiusura della presa elettrica o dello spazio che avete del dulcino esterno o degli accessori, diciamo, che vengono applicati a parete nel nostro mezzo. In questo caso è uno sportello anche carino esteticamente, quindi sembra, si vede, insomma, all'occhio salta anche come una cosa abbastanza carina. La cosa fondamentale è che ci procura praticamente un tavolo rapido, quindi un piccolo tavolo, questo è un 80 cm, quindi credo sia un utile di una settantina di centimetri per 45, un supporto dove poter appoggiare le cose al volo senza dover tirare fuori il tavolo e quant'altro. Nel mio caso l'ho utilizzato per cucinare esternamente, quindi soprattutto per usare, diciamo, il barbecue elettrico che ho. Basta premere queste due maniglie e si apre la mensola. Come potete vedere, è una mensola a gancio, ha i due ganci laterali, fa solamente un doppio fondo. E la chicca è questa qua. Ha anche la luce, anche la sua bella luce a LED per illuminare il piano di lavoro. E diciamo che in questo caso, io, come dicevo, lo userò sostanzialmente per il barbecue. Quindi andrò ad applicare una presa di corrente qua, sempre di quelle esterne chiuse, per poter attaccare direttamente gli utilizzatori, barbecue, qualsiasi cosa voglio usare, una piastra, qualsiasi cosa voglio usare all'esterno. È molto robusto, lo danno per una quarantina di chili, dovrebbe essere sui 30-35 kg. Quindi ecco, si può utilizzare per metterci le birre, per appoggiarci l'acqua al volo, tirando giù solo due sgabelli, magari stai già qua. E hai tutto a portata di mano. Come potete vedere, per chiuderlo un attimo, basta sganciare i due gancetti, si solleva e si agganciano le due lingette. Questo praticamente va fissato con il sigillante alla parete. All'interno troviamo il sistema di fissaggio che è stato realizzato. Nel mio caso ho messo il sigillante e ho messo solamente tre rivetti sopra, tre sotto e uno centrale per fare in modo di tenerlo sempre applicato. Come vedete, la parete non ha nulla di rovinato, levati i forellini da 3,5 mm diciamo, dei rivetti che danno già in dotazione. Poi vorrò provare ad ancorarlo uno solo con il sigillante, però che cosa succede? Che solo con il sigillante ho paura che poi andarlo a caricare, per quanto il sigillante sia abbastanza compatto, diciamo che è una cosa poco... diventerebbe una cosa poco affidabile. Nel frattempo il tempo si mette male, quindi farò un video molto veloce oggi, anche perché a livello di installazione è veramente una stupidaggine, basta, ecco, metterlo dritto quantomeno. Quindi. E questo andrà poi a chiudere praticamente l'estetica per non vedere i rivetti, creerà un doppio fondo. Verranno fissate proprio due gocce di sigillante giusto per non farlo vibrare, che potrebbe vibrare. E niente, questo è un tavolinetto esterno molto comodo che volevo farvi vedere per, diciamo, per mettervi al corrente che questa cosa esiste. Spegniamo la luce e riposiamolo e riponiamolo in maniera chiusa. Volevo fare questo video soprattutto per, ecco, per mettervi al corrente che esiste questa cosa, visto che io l'avevo sempre, diciamo, vista, però non avevo mai avuto l'occasione di installarla. E se vi posso dare un consiglio, se avete una parete libera e vi piace esteticamente una cosa di questo tipo, andatela tranquillamente ad applicare, perché poi è molto comoda. Io come sempre vi saluto, buon proseguimento di giornata. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, se vi piace avere le novità selezionate la campanella, e se volete iscrivervi al canale mi fa molto piacere. Ciao a tutti ragazzi e buon proseguimento. Music licensing.